Maggio è il mese delle fragole e oggi prepariamo le pesche caramellate. Ma dai, scherzi a parte, propongo una ricetta originale ma divenuta quasi un classico grazie forse a tante ricette postate su blog e social network. Ma comunque ognuno ha la sua versione, quindi mi sembrava giusto che anch'io dovevo proporre la mia sulla base della ricetta di mia mamma. E oggi quindi prepariamo che cosa? Il tiramisù alle fragole, tanto per stare in tema e seguire quindi la stagionalità. Quindi mi occupo delle fragole. Allora, le fragole in questo caso bisogna tagliarle, fare una salsa e poi per pucciare appunto i savoiardi, per intingere i savoiardi. Invece l'altra parte servirà poi tagliata a cubetti per decorare e arricchire ancora di più il nostro tiramisù. Quindi io faccio la parte che vi dicevo prima. Allora, la prima parte quindi si basa su tagliare, togliere la parte verde, la parte superficiale della fragola e metterla semplicemente in un pentolino. Magari in questo caso utilizzate le fragole un po' più bruttine, perché così almeno la parte, le fragole più belle le terrete per appunto la decorazione. Allora, io qua ho messo un cucchiaio pieno di zucchero, adesso le lascio cuocere per circa 5-6 minuti in modo tale che si ammorbidiscano e poi passeremo a frullarle. Queste qui invece le terremo per la decorazione, quindi le tagliamo a cubetti. Dopo averle fatte bollire 5 minuti, verso le fragole qua, nel bicchiere del frullatore. E poi le inizio a frullare fino a rendere il tutto una salsa. La stessa consistenza del caffè espresso, quindi non così densa, a questo punto io ci verso più o meno 200-250 ml di acqua. Io poi la purea di fragole l'ho messa direttamente qua di nuovo nella pentola, ma non perché dovrà cuocere, ma semplicemente perché non volevo sporcare altre ciotole. Invece qua abbiamo le nostre fragole aromatizzate alla menta che resteranno a temperatura ambiente e adesso prepariamo la nostra crema. La crema al mascarpone classica. Allora, la mia ciotolina per mettere all'interno gli albumi, che però di albumi userò 4 tuorli e 3 albumi, perché poi a me piace aggiungere, che non tutti lo fanno, anche un po' di panna nella crema al mascarpone, perché la panna, soprattutto con le fragole, ci sta molto bene, ma poi anche avremo una crema al mascarpone più corposa e meno, non riesco a descriverla, però si sente proprio quel gusto un pochino slavato, ecco. E a me non piace molto, io ci metto un pochino di panna, avremo un filino in più di calorie, però otterrete una crema al mascarpone molto molto buona e appunto più corposa. Io allora metterò 2 cucchiai di zucchero nei tuorli. Solo 2 cucchiai, perché altri 2 cucchiai, 3 in realtà, andranno nell'albume in modo tale che l'albume non diventi troppo sodo e grumoso, ma che assuma la consistenza quasi di una meringa, in modo tale che sia più facile da amalgamare assieme al composto di tuorli e mascarpone. Quindi io faccio andare la planetaria ad una velocità media per 7-8 minuti fino a rendere il composto bello chiaro e spumoso.
Allora, vi parlo da così vicino perché altrimenti qua questa planetaria non si sente niente. Allora, io adesso metto a montare la panna fresca in una ciotola ghiacciata, in questo modo avete la sicurezza. Io uso la panna fresca classica, non quella vegetale perché mi piace di più. Potete usare anche quella vegetale, però attenzione, è zuccherata di solito. Quindi se voi utilizzate la panna vegetale, calate un po' la dose di zucchero. Io adesso metto a montare la panna assieme, vabbè, non metto niente, non metto zucchero né niente, e poi monterò invece gli albumi a temperatura ambiente con i rimanenti 2 cucchiai di zucchero. In più, se non avete la planetaria, potete tranquillamente utilizzare il frusto elettrico, che non c'è nessun problema, lo sapete. Io ce l'ho, quindi la sfrutto. E la faccio sbattere inizialmente ad una velocità moderata e poi ad una velocità un po' più alta. In questo modo il mascarpone monta e si emulsiona assieme al tuorlo e avrete una crema molto più densa e spumosa. Importante da dire, adesso che monto gli albumi, mi raccomando, pulite bene le fruste dal grasso della panna perché altrimenti l'albume non monta. Tanti magari mi dicono, ma perché allora scusa non monti l'albume prima? Perché spesso e volentieri l'albume tende a smontarsi in fretta e quindi io preferisco prima montare la panna e poi l'albume. Avete visto allora come abbiamo la consistenza molto più meringata? Questo è il motivo perché io metto anche lo zucchero negli albumi. Ho messo il sale nei tuorli, come avete visto anche. Scolate, mi raccomando, dal basso verso l'alto. E poi ci aggiungo anche la panna. Anche questa non montatela troppo. In questo modo potete avere la certezza di ottenere una crema davvero spumosa e areata. Allora, nella teglia verso 2 cucchiai di mascarpone, così, tanto per avere una base. Allora, per essere più facilitati nel taglio, io vi consiglio di fare il primo strato con i savoiardi rivolti verso un lato, magari in questo modo, no? Seguendo la larghezza della teglia. Invece il secondo strato, la lunghezza. Consiglio, non pucciate troppo i savoiardi nella bagna perché altrimenti, allora, inizialmente vi sembrano forse troppo asciutti se li intingete troppo poco, però fidatevi che quando man mano che il tempo passa si ammorbidiscono molto e se li inzuppate troppo rischiate davvero di trovarvi un tiramisù troppo anacquato. Perfetto, adesso questo tiramisù, così, va nel frigorifero a rassodare per circa almeno 2 ore. Ma siccome a me avanza ancora un po' di crema, sapete cosa faccio? Facciamo le monoporzioni. Un'idea molto elegante e molto attuale per servire il tiramisù. Adesso vi faccio vedere come. Metto un po' di crema così. Savoiardi. Così. Uno più o meno. Magari mettete bene i savoiardi nella parte più esterna in modo che si intravedano. Poi ogni tanto concedetevi anche qualche pezzetto.
Allora, questi qua, se riuscite a resistere, devono restare in frigorifero per circa 2-3 ore in modo tale che anche questi si rassodano. Però noi li mangeremo domani. Però chissà se anche io riuscirò a resistere, chissà.